Il 10 gennaio riapriranno le scuole in Abruzzo, non senza qualche preoccupazione creata dall'alto numero di contagi da Covid-19 e dallo spauracchio della variante Omicron che sta facendo schizzare in alto i dati sulle positività. Per questo motivo la Regione ha messo in campo per il weekend la campagna di screening organizzata da ASL e Comuni per gli studenti. Ma c'è un aspetto su cui è intervenuto in maniera critica il sindaco di Teramo, nonché presidente ANCI Abruzzo D'Alberto, che riguarda in questa fase l'esclusione dai tamponi delle scuole dell'infanzia frequentate da bambini dai 3 ai 5 anni che, a differenza dei più grandi, non indossano mascherine in classe. Un'esclusione dall'iniziativa che non è affatto piaciuta anche alle mamme e papà degli alunni della De Albentis di Teramo e delle materne di Monte Alvomano. Ma questa è una decisione della Regione Abruzzo, collegata alla disponibilità dei tamponi. L'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 31 dicembre, che lanciava questo screening, di fatto ha lasciato ai comuni la gestione con grande difficoltà. Stiamo reperendo personale sanitario, ovviamente con il coordinamento e la collaborazione delle ASL di riferimento. Effettueremo questo screening nelle giornate che andranno dal 7 e dal 9 sulla città di Teramo. Quindi lo sforzo che ancora si chiede al personale sanitario è importante e cerchiamo di coinvolgere i sanitari che meno di altri in questa fase sono stati in prima linea per l'effettuazione di screening e vaccini. Ecco perché è importante assolutamente che ci sia il coinvolgimento della medicina del territorio, medici di base, pediatri di libera scelta. La Regione dovrebbe, diciamo così, disporre la loro messa a disposizione, non lasciare ai sindaci l'appello, le richieste singole, perché così diventa tutto più difficile. Però ci si sta organizzando in vista della riapertura del 10, che al momento è confermata. Ovviamente dobbiamo anche qui cercare di irrigidire le misure e di rispettare tutte le misure che il governo stesso ha previsto all'interno dell'ultimo decreto e spingere sulla vaccinazione anche dei nostri ragazzi, perché è la forbice che dobbiamo assolutamente restringere il più possibile, proprio per cercare di arginare l'emergenza pandemica attraverso il vaccino, che, come dicevo prima, è l'unico strumento.